un partito plurale in cui non c'è un capo che decide per tutti, pronto a nuove sfide. Questo è il PD che Elly Schlein ha disegnato sul palco di Piazza del Popolo a Roma e il futuro più prossimo parla delle regionali d'Abruzzo, appuntamento che ha un respiro politico nazionale, considerando il laboratorio progressista ampio e quasi trasversale che è stato costituito in vista del 10 marzo, voluto proprio dal Partito Democratico. E su questo tema è stato incentrato il fugace incontro tra il segretario del PD Abruzzo, Daniele Marinelli, e la leader nazionale Schlein. Poche e significative parole, preludio a un prossimo summit in cui si porranno le basi per un sostegno importante dei big nazionali. Marinelli ha guidato una folta delegazione a Roma, 12 pullman partiti dall'Abruzzo, più di 500 persone in Piazza del Popolo, insieme alle 50.000 complessive. Per noi naturalmente questa manifestazione ha un duplice valore, in quanto il 10 marzo con Luciano D'Amico noi dobbiamo battere la destra di Marsilio, che è la puntuale quale peggiore espressione della destra di Meloni a livello nazionale. Io penso davvero che quindi dall'Abruzzo possa partire l'alternativa a queste destre per un'altra idea di paese e per un'altra idea dell'Abruzzo. Pace, giustizia sociale, diritti, parità di genere e salario minimo, ma anche il cambio di rotta di cui il PD si vuole fare artefice in Abruzzo con Luciano D'Amico. Questi i temi della giornata ribaditi anche dal senatore Michele Fina. Sono contento che ci siano oltre 500 persone che vengono dalla nostra regione, perché è evidente che c'è bisogno di un nuovo vento nazionale che gonfi anche le vele di Luciano D'Amico, della grande coalizione che lo sostiene per le prossime elezioni regionali. Il ritorno in piazza per l'onorevole Luciano D'Alfonso rappresenta la voglia di cambiamento. Questa piazza serve a ricordare che sono valori traino di ogni comunità, di ogni civiltà, la pace, il progresso, la giustizia, la distribuzione delle pari opportunità. Per questo sono nate le istituzioni, per questo la politica recupera senso. Avete fatto cose splendide oggi in tutti i territori per essere qui e ringrazio i militanti, le volontarie e i volontari, chi si anima ogni giorno nei circoli, i nostri segretari a tutti i livelli, naturalmente tutti i nostri dirigenti, parlamentari, amministratori e amministratrici. Il Partito Democratico non ha alcuna presunzione di autosufficienza.